Al Mediterranea Hotel di Salerno ieri sera è stato ricordato Bettino Craxi nel ventennale della sua scomparsa. Organizzato dalla Fondazione Craxi e dal giornalista Gaetano Amatruda, alla presenza anche della figlia Stefania Craxi, la serata è stata occasione per ricordare il passato politico che, paragonato al presente, mette in evidenza la netta superiorità della politica degli anni Ottanta, abbattuta da inchieste giudiziarie che, come ricordato nel corso del suo intervento dalla stessa Stefania Craxi, hanno poi portato come primo risultato la distruzione di intere famiglie tra dolori e morti ingiustificate. A 20 anni dalla morte di Bettino Craxi parte ora la rivalutazione del politico e della persona. 20 anni sono un tempo sufficiente per fare una riflessione sull'opera e la figura di Craxi. L'opera è un lavoro incessante svolto con passione e lealtà per il bene del suo paese. E poi è un tempo sufficiente anche per fare un confronto tra l'Italia di ieri e l'Italia di oggi. Un'Italia che cresceva al 4%, diventava la quinta potenza economica al mondo, oggi un paese che appare privo di speranza, in preda a un declino inarrestabile. Craxi lascia un bagaglio di idee ancora vivo, ancora in grado di dare frutti. Questo sarà un anno craxiano, quindi ci saranno tanti incontri, tante iniziative per appunto aiutare soprattutto i giovani ad avvicinarsi a una figura che probabilmente non conoscono. Craxi amava molto l'Italia, la chiamava la patria. Non vedo un futuro facile per questo paese. Forse, come disse una volta Garibaldi, non era questa l'Italia che io sognavo, miserabile al suo interno e derisa al suo esterno. Forse bisogna che i giovani italiani, le giovani italiane, riprendano un po' in mano il loro paese. A parlare dell'ex presidente del Consiglio, morto ad Hammamet il 19 gennaio del 2000, diversi esponenti politici di oggi, che sono stati attivisti del Partito Socialista di ieri, tra cui anche l'onorevole Stefano Caldoro, capo dell'opposizione in Consiglio regionale, l'onorevole Enzo Maraio, consigliere della Regione Campania, e Carmelo Conte, ex ministro socialista e vicino a Bettino Craxi, che si è soffermato proprio a mettere in evidenza le differenze della politica di ieri con quella di oggi. Beh, nel quadriennio 83-87 siamo entrati nel club dei 7 paesi più industrializzati del mondo, nei primi 5 per sistema produttivo, e abbiamo avuto un ruolo internazionale nella politica internazionale, sia rispetto all'Occidente allargato, cioè gli Stati Uniti, sia verso il Medio Oriente, che poi non abbiamo mai più potuto avere. Abbiamo costruito in quella fase le condizioni economiche e di riforme per entrare poi nel club Europa, perché se non avessimo trasformato l'Italia in quel periodo, probabilmente non avremmo avuto i requisiti per essere ammessi in Europa. Beh, la politica della prima fase della Repubblica, quella dei partiti, era assistita da un'appartenenza ideologica e da una possibilità formativa che cominciava nelle scuole, finiva nei partiti, finiva nelle associazioni, per cui i ragazzi, le persone si abituavano a dei principi che poi attuavano nell'esercizio dell'attività istituzionale. Ora il campo della politica è stato sgomberato, c'è improvvisazione e quindi è difficile proprio farla la politica. Il salto di qualità da fare è ripristinare i valori, perché per stare al socialismo c'è il socialismo dei fini e il socialismo dei mezzi. Bisogna coniugare questi due modi di essere socialisti.